Passiamo al mondo bancario. Secondo l'Astat sono calati i tassi sui mutui mentre aumenta lo spread. Al 30 giugno 2009 il valore medio del tasso annuo effettivo globale, TAEG, relativo ad un mutuo ipotecario di 150.000 euro in 20 anni, con rate semestrali e tasso variabile, registrato su un campione di banche operative in provincia di Bolzano, è sceso di 2,6 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, registrando un valore pari al 4,1%. A riferirlo è l'Istituto Provinciale di Statistica Astat, che sottolinea come, a fronte del calo dei tassi di interesse, lo spread medio, ossia il margine fisso applicato dalle banche per le accensioni di nuovi contratti di mutui ipotecari, ha raggiunto il 2,4%, in rialzo di 0,7 punti percentuali rispetto al 2008, oscillando tra un minimo dell'1% e un massimo del 4,9%. Gli aumenti dello spread verificatisi nell'ultimo anno, commenta l'Astat nel suo bollettino periodico, sono la risposta delle banche alla situazione congiunturale di incertezza. Da una parte sono uno strumento di autotutela per prevenire il rischio di insolvenza della clientela, dall'altra sono una garanzia di guadagno in un periodo in cui gli interessi coprono a malapena le spese.